L'obiettivo è inaugurare, cioè far partire questa, la Wi-Fi pubblica, che sarebbe saremo tra le prime regioni italiane entro il mese di maggio, diciamo, entro il mese di maggio, in modo che la stagione parta pienamente. Oggi presentiamo un percorso che, a mio avviso, si va a inserire in un progetto più ampio di valorizzazione e di promozione turistica delle Marche, perché è un ulteriore tassello che noi aggiungiamo a tutto il percorso della promozione che abbiamo potenziato in questi ultimi 3 anni, alla grande iniziativa che abbiamo fatto con le strutture ricettive private, con la riqualificazione, investendo sino ad oggi 22 milioni di euro, e naturalmente l'accoglienza con la Wi-Fi, per non dimenticarci poi questo grande obiettivo a cui nessuno più credeva, ma che è quello di aver salvato l'aeroporto e rilanciato. Quindi credo che tutto questo che l'obiettivo che abbiamo portato avanti in questi anni si inserisce fortemente in questa progettualità di far crescere le Marche sia in Italia che all'estero.